È stato trovato dopo 24 giorni il corpo di Christian Molnar, il 25enne disperso insieme alle sue due amiche, Patrizia e Bianca, poi ritrovate morte il 2 giugno nella piena del fiume Natisone. Il cadavere del giovane è stato riconosciuto all'obitorio di Udine dal fratello, Petru Radu Molnar. A trovare Christian sono stati gli speleoalpini fluviali dei vigili del fuoco. Il corpo di Christian era sotto un masso in una grotta sott'acqua, ricoperta e nascosta da vegetazione e legname. La zona era stata battuta diverse volte in queste settimane, anche se entrare in questi posti resta quasi impossibile. I vigili del fuoco si sono immersi a più riprese per estrarre il cadavere del giovane e portarlo a riva. Christian sarebbe stato trovato più a valle rispetto al punto dove era stato visto l'ultima volta insieme alle amiche. Per le ricerche dell'ultimo disperso era previsto l'impiego solo del nucleo cinofilo, ma il SAF ha chiesto di poter ripassare in alcune aree perché il livello dell'acqua era sceso rispetto al passato. In questi 24 giorni sono stati impiegati oltre 1500 uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile regionale, con l'aiuto di elicotteri, droni e mezzi fluviali. Uno sforzo corale che alla fine ha portato al ritrovamento del corpo del 25enne che lavorava in Austria, nella stessa fabbrica del fratello, e si trovava in Italia per trascorrere qualche giorno con la fidanzata 23enne Bianca. Per la giornata di lunedì 24 giugno è stato proclamato il lutto cittadino a Premariacco. Dopo il ritrovamento del cadavere del 25enne riconosciuto dal fratello in obitorio e riconsegnato ai familiari per le esequie, dopo più di 20 giorni di ricerche disperate nel Natisone. Intanto a Udine carabinieri e PM continuano a lavorare sul fascicolo d'inchiesta aperto per omicidio colposo. L'indagine resta per il momento contro ignoti.